finalmente è arrivato anche il giovedì e domani si parte. Andiamo venerdì, sabato e domenica in montagna, in Trentino, dove andavo da piccola con i nonni di solito a settembre a fare funghi. E sono felicissima, non vedo l'ora. Spero nel tempo e spero di trovare quell'aria autunnale che a settembre, inizi settembre prima della scuola, non ho mai trovato così tanto. Quindi bisogna fare la valigia ora. Mio papà mi ha dato questa guida del Trentino, è abbastanza vecchia, però è molto più piacevole da leggere rispetto alla solita guida, tipo queste qua, o quelle verdi, o questo qua riunisce più regioni, però alla fine è sulla falsariga della guida verde del Touring. Questa è molto molto bella, mi sta piacendo il modo in cui mi propone i luoghi e cose da vedere, passeggiate da fare, bello, mi piace molto. Ma la domanda che sorge spontanea è: dove andranno i nostri eroi? Andranno qui, almeno il nostro bed and breakfast è qui, a Sant'Antonio di Mavignola, che è proprio il posto dove i miei nonni hanno sempre affittato una casa e di solito andavamo a fare funghi, a fare mirtilli alla Malgaritorto, praticamente si va su a Madonna di Campiglio e poi si sale. Andremo sicuramente a Pinzolo a fare un giro, Carisolo. Vorrei andare a vedere le cascate che ci sono qua nella Val di Genova. Sono posti che io conosco già, mio metà non c'è mai stato e quindi lo porterò nei miei posti dell'infanzia, ecco, e non vedo l'ora, sono veramente felice. Quando ho scoperto di poter avere questi 3 giorni, gliel'ho detto subito, io ho bisogno di tornare in quei posti e quindi ho prenotato. Tempo zero, avevamo già una prenotazione e non vedo l'ora di partire. Al bullismo. Stiamo andando alle cascate Nardis. Quanto verde siamo? Credo che sia facile per tutti, 10 minuti, credo. Anche perché lì dava un di no, questa è una cascatellina. Che zona umida. Guarda qua quant'acqua che c'è. Thank you.
Del serio? Non credo. Che io sappia sì, però. Si sente rumore d'acqua. Questa è la scultura di un porcino e quella era la scultura di una mazza di tamburo. Il rumore dell'acqua, lo senti? Troppo ravvicinata, ecco. Non ho capito, male.